Buonasera a te Marina, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Livido di rabbia, Marina, perché insomma ieri è successo di tutto a Pesaro. Il Pescara stradominato, avrebbe strameritato di vincere, sebbene in 10 dopo 24 minuti, ricordiamo l'espulsione di Squizzato, due ammonizioni nel breve volgere di 6 minuti, ma insomma la condotta dell'arbitro non ha affatto soddisfatto insomma le attese dei dirigenti biancazzurri, però è stata veramente una giornata infelice per Castellone della sezione di Napoli, un rigore clamoroso, solare, negato al Pescara. Abbiamo anche questa immagine sullo 0-0, il Pescara poi ha perso 1-0, guarda qui che succede, Coppola, difensore della Vis Pesaro, praticamente trattiene per il collo Brosco, che è caduto proprio in questo momento, e lo scaraventa a terra, clamoroso. Poi l'azione continua, il Pescara sfiora il gol perché la conclusione di Pierozzi viene respinta sulla linea da Paganini, giocatore della Vis Pesaro, però quello che è successo a Brosco è incredibile, la terna arbitrale non ha visto evidentemente, perché insomma non possiamo dubitare della buona fede, assolutamente no, però c'è stata incapacità e sicuramente una giornata storta per il direttore di gara. Quindi la Pescara libido di rabbia, ha giocato però una grande partita, tant'è che Baldini al termine del match non ha fatto polemiche, non ha recriminato, ha sottolineato, anzi ha detto testualmente: sono orgoglioso della squadra per come si è comportata. Sabato il Pescara tornerà in campo alle 17:30 col Sestri Levante, senza Squizzato, che sarà fermato per un turno dal giudice sportivo, e attendiamo anche le decisioni del giudice dopo le esternazioni dure, lo sfogo pesante direi di Pasquale Foggia, il DS biancazzurro, all'indirizzo proprio del direttore di gara. Sapremo domani. Per quanto riguarda il Pineto, seconda sconfitta della gestione Tisci, brutta partita, pesante KO in casa con la neopromossa Carpi. Pineto ha fatto male, ho visto tutta la partita, non è stata mai in gara la formazione del Pineto allenata Ivan Tisci, che ha subito questa sconfitta pesantissima in casa. Ricordiamo ancora una volta il risultato finale 4-1, tra l'altro già il Gubbio e il Campobasso avevano fatto festa a Pineto, e questa è il terzo KO in casa per la squadra del presidente Brocco. E c'è qualche novità sull'Aquila anche? Sì, per quanto riguarda la Serie D, ieri la sconfitta interna per l'Aquila, 2-3 col Fossombrone, la prima in casa in questa stagione, dimissioni dopo la fine della partita, dopo un conciliabolo con i dirigenti del tecnico Giovanni Pagliari, sono state accettate le dimissioni e chiaramente si cerca il nuovo allenatore. C'è stato un sondaggio oggi con Colavitto, che ha rifiutato, Colavitto ex Matelica e Ancona, perché aspetta una proposta da un club di Serie C. È stato contattato anche Cudini, che sotto contratto col Pineto è stato destituito dall'incarico qualche settimana fa, al suo posto Ivan Tisci, quindi ha preferito declinare per l'invito dei dirigenti del Pineto. Attenzione, perché ai dettagli Alessandro Bruno, domani l'incontro con i dirigenti dell'Aquila. Alessandro Bruno, che lo scorso anno ha allenato il Notaresco, quest'anno un'esperienza poco fortunata in Lega Pro, al debutto in Lega Pro in panchina per Alessandro Bruno, ad Arzignano 4 punti in 9 partite, però sappiamo benissimo che gli allenatori esonerati entro il 31 dicembre possono trovare una nuova sistemazione. Dunque domani Alessandro Bruno, se non dovesse succedere qualcosa di clamoroso, sarà il nuovo allenatore dell'Aquila. Chiudiamo col Chieti. Chiudiamo con il Chieti che ha pareggiato a Sora, un avversario ispido, fastidioso, secondo me un buon pareggio, un buon risultato per la formazione di Ignoffo, continua la serie utile di risultati. È chiaro che la Sammenettese ha vinto, quindi ha perso la testa della classifica, ma siamo soltanto all'inizio del campionato, appena la decima giornata, così come il Teramo che ha pareggiato a Fermo. L'unica squadra abruzzese ieri a gioire è stata il Notaresco che ha vinto in casa contro il Roma City 1-0, gol dell'immarcescibile Arrigoni, 36 anni, su calcio di rigore. Grande spavento ad Ascoli per lo scontro violentissimo tra il portiere dell'Avezzano, l'Avezzano era di scena sul campo dell'Atletico Ascoli, Esposito, e il difensore, il suo compagno di squadra Senese, sono stati trasportati in ospedale. Insomma, c'è stato grande spavento, la partita è stata sospesa al 27° del primo tempo, però fortunatamente i due giocatori sono in buone condizioni.